siamo la manica e della manica dobbiamo prendere la lunghezza totale che va dalla cuscitura della spalla al polsino escluso. Poi quando seguirete i miei conteggi capirete il perché, oppure chi lo trova più comodo compresso il polsino, ma chiaramente sono due diverse campionature. Il polso e il punto che userete per fare il pullover o quello che sia sono due punti diversi, quindi due campionature diverse, quindi due conteggi diversi, quindi è bene farlo separato. Poi potete anche unirlo se vi sentite sicuri, ovvio. Quindi dal punto della cucitura della spalla all'inizio del polso, guardate, eccoci qua, quindi su un tavolo. Io ripeto, io sono in condizioni non affidabili perché sono su un piccolo tavolo, la manica senza il bordo è 66, quindi prendete la vostra manica 66, segnate, ognuno di voi fa come crede. Questo ultimo pezzetto, cioè il polso, eccomi qua, il polso va dall'inizio della costina alla fine o viceversa, sono 5 centimetri scarsi, diciamo 5, per cui poi sommerete 66 più 5 e ottenete la manica. Un'altra misura fondamentale è l'ampiezza della manica, ecco qua, la parte più alta prima che inizia lo scalfo, praticamente dove finiranno gli aumenti, quindi dall'inizio del giro manica alla parte terminale, nel nostro caso è 19, chiaramente la manica è doppia, quindi è 38, questo pezzo è 38. Poi prendiamo il colmo manica. Il colmo manica non è altro che il pezzo dove terminano le calature. Guardate, questo punto qui abbiamo le calature perché questo non sono altro che maglie sovrapposte, poi a un certo punto terminano da entrambi i lati. Questo è il colmo manica, cioè la parte che andrà appoggiata sulla spalla. Questa è la spalla, quindi questa è la spalla, questo è il colmo manica. E prendiamo dall'ultima calatura fino all'ultima dall'altra parte 13 centimetri, quindi questo pezzo, esattamente questo, è 13 centimetri. Ora io all'inizio consiglio sempre di prendere vari punti, per esempio per darvi una regolata anche prendere la parte centrale del diciamo colmo manica, che in questo caso diventa 28, anche per avere un occhio nei conteggi, che poi però faremo in altra sede. Fatto questo, abbiamo tutta la nostra manica, guardate com'è fatta, guardatela con attenzione. Se non sapete già in partenza che una calatura all'interno non siete in grado di farla, userete il sistema che avete imparato. Non è come è fatto il modello, ma come pensate di poter risolvere i vari problemi, quindi è uno studio del modello. Fatto questo, credo che tutte le misure le abbiamo. Possiamo misurare anche questo pezzo, diciamo il colmo, cioè le calature della manica. Chiaramente potete mettere un segno dalla parte dove inizia, prendete una riga o qualunque altra cosa e vi accorgete che la manica, il pezzo del colmo manica, ecco, vediamo se riusciamo, cioè questo pezzo dalla calatura alla penna sono 16 centimetri, cioè dal colmo all'inizio dello scalfo questo pezzo sono 16 centimetri, e quelli sono quelli su cui dovrete fare i conteggi per poter fare il modello. Tenetelo sempre accanto a voi finché non avrete realizzato tutto il modello. Ecco qua, cerco di farvi vedere come abbiamo messo sul foglio le varie situazioni, e
abbiamo preso le misure da un modello. Ovvio, qualunque sia il modello, va preso centimetro per centimetro, posizione per posizione di calature o di inizi di calatura. Un po' di pratica e diventa semplice anche questo.